Buonasera da Massimo Barchese e da Giovanni Galli che vi parlano dallo stadio Franchi di Firenze, grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Tomacelli. Tra pochi minuti inizierà il quarto anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, Fiorentina e Milan che da pochi secondi hanno fatto il loro ingresso in campo, una gara importante per entrambe, per la Fiorentina che cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica, in questo momento a 28 punti, più 6 sul Genoa che è terz'ultimo. Il Milan dall'altra parte vuole riprendersi il sesto posto, in questo momento è appaiato a Verona e Parma a meno 1 dal Napoli che è al sesto posto dopo la vittoria ottenuta ieri sera a Rigamonti contro il Brescia. Ok, Milenkovic, la parata di Donnarumma in due tempi. Qui il Milan ha lasciato spazio, troppo spazio a Milenkovic che ne ha approfittato, è entrato all'interno dell'area di rigore, ha calciato con il destro sul suo palo, però era pronto Donnarumma a bloccare il pallone, a controllarlo seppur in due tempi. Attenzione a Donnarumma che si fa rubare il pallone in maniera regolare da Chiesa. Chiesa, pallone all'indietro, Castrovilli alto! Clamoroso errore! Clamoroso errore di Castrovilli con Donnarumma che si arrabbia nei confronti di Calvarese e ora va a terra. Chiesa gli aveva portato via il pallone, Donnarumma pensava ad un fischio, sperava in un fischio che non è arrivato, l'azione è proseguita. Chiesa dall'interno dell'area di rigore ha visto arrivare la corrente Castrovilli, gli ha ceduto il pallone, ha praticamente porta spalancata perché Donnarumma era battuto. 13° minuto, Davide Astori, il coro del Franchi puntuale, gli applausi di Stefano Pioli, gli applausi dei quasi 35.000 del Franchi, come al solito quando arriva il 13° Giovanni è sempre un momento molto toccante. È un momento toccante anche perché non ci ha lasciato soltanto un calciatore, ci ha lasciato un uomo, perché Davide dovunque sia andato, in qualsiasi spogliatoio sia entrato, ha sempre lasciato un segno indelebile. Ieri Pioli in conferenza stampa ha detto ha parlato appunto di Astori dicendo grazie a lui sono un uomo migliore e lui Astori sarebbe felice di vedermi al Milan. Al Milan. Sì, loro avevano, quando si riparla di, avevano un grande rapporto, sì, Stefano era stato a Pioli, aveva fatto qualcosa di straordinario perché non era così facile trasformare il dolore in qualcosa di positivo come c'è stato in quella stagione con Pioli alla guida, quando c'è stato appunto il 4 di marzo che pensa Davide che, ci ha lasciato. Pensa sì. Che il prossimo turno della Fiorentina è utile, tante volte ci sono. Sembra quasi che qualcuno si diverta a tirar fuori queste ricorrenze e quelle partite proprio in quel giorno. Vediamo ora però il Milan che ci prova con Castillejo, servito da Conti, lo spagnolo al cross con il sinistro, colpo di testa, attenzione c'era un fuorigioco, vediamo un po' se c'era un fuorigioco, no, tutto regolare sul colpo di testa di Rebic, la parata di Drongoski sembrava posizione di fuorigioco e invece lascia giocare il guardaline, l'arbitro lasciano giocare e quindi palla gol clamorosa, fallita da Rebic, parata di Drongoski sul cross, molto bello tagliato di Castillejo con il sinistro dalla tre quarti, Rebic davanti al portiere Viola praticamente ha trovato la conclusione di testa sul corpo di Drongoski che è stato molto bravo. Attenzione alla ripartenza del Milan, Çalhanoğlu avanza, guarda Ibrahimovic, sta arrivando Castillejo, si ferma Çalhanoğlu, alle sue spalle c'è Rebic, dopo che Milenkovic ha frenato il turco, Rebic cerca di cambiare gioco, c'è un mezzo rimpallo al limite dell'area di rigore, Ibrahimovic cerca di approfittarne, Ibrahimovic, rete, il Milan in vantaggio al 34° minuto, Zlatan Ibrahimovic, terzo gol in campionato per lui, e insomma qui tutta l'esperienza, tutta la forza fisica e quel pizzico di fortuna perché ha vinto un rimpallo, Ibrahimovic davanti a Drongoski, piatto destro, palla in rete, Milan 1, Fiorentina 0. Abbiamo visto qui quanto voglia dire un giocatore della sua stazza, della sua tecnica, della sua veramente della sua forza nel voler andare a sradicare il pallone, ha vinto due contrasti, è arrivato solo davanti al portiere, ha avuto anche il tempo e la freddezza, no? nel
andare a rivedere dove stesse uscendo in quel momento Drongoski per potergli mettere la palla nell'angolino più lontano. Qui ha recuperato su Dalbert. Aspetta però perché c'è VAR, eh? Attenzione perché forse il fallo sul primo fallo. Attenzione perché l'arbitro va a rivedere il tutto, va a rivedere il tutto. Vediamo un po', vediamo Calvarese che va forse a bordo su campo. Dalbert. Vediamo un po' che succede. Eccolo qua. Col braccio, secondo, ecco qua, stiamo rivedendo, forse col braccio se l'è portata avanti, attenzione, rientra Calvarese, vediamo un po', segno di VAR, secondo me annulla, è infatti annullato il gol di Zlatan Ibrahimovic, e allora siamo fermi sullo 0-0, annullato il gol a Zlatan Ibrahimovic. Per fallo di mano si è portato avanti il pallone col braccio. Sì, si è portato, lui si vede proprio nello scontro, eccola, che Dalbert non prende la palla gli, il braccio è proprio attaccato. No, non lo so, però vabbè, comunque è fallo di mano, è giusto l'arbitro, le regole sono queste, perché hai tratto beneficio da quello. Però non ho avuto la sensazione che fosse un fallo volontario. Però la regola è questa, però nulla toglie a quello che aveva fatto Ibrahimovic. Di andare col braccio. Massimo, nulla toglie a quello. Gesto resta, non c'è ombra di dubbio, il gesto resta. Quindi gol annullato a Ibrahimovic al 33esimo per fallo di mano del fuoriclasse svedese. 0-0 tra Fiorentina e Milan, ha ripreso anche slancio il pubblico della Fiorentina dopo questa decisione. Calvarese, d'altronde, sai, è stato poco a rivedere le immagini. Sì, ma infatti bastava vederlo un attimo, perché poi, siccome si è sempre nuovo regolamento, no? Dice che se trai beneficio toccando involontariamente, ma che arrivi al gol, è da annullare, per cui senza discussione non ce ne sono. C'è un problema per Donnarumma, Giovanni, nel frattempo, ed è costretto ad uscire Donnarumma, attenzione, è costretto ad uscire Donnarumma, e quindi al suo posto entra Begovic, il portiere bosniaco acquistato dal Milan nel mercato di gennaio, Milan che ha ceduto Pepe Reina. E allora ecco il cambio, Donnarumma che non ce la fa. Ricordo che nel primo tempo aveva subito un infortunio Donnarumma, non so se riacutizzarsi dello stesso oppure si tratta di un problema muscolare. Fatto sta che al suo posto entra Asmir Begovic, che fa il suo esordio con la maglia del Milan. Punizione che viene battuta da Pulgar sulla sinistra per Dalbert, che evita l'intervento di Castiglieco. Va al cross interessante brasiliano, subito Begovic sul colpo di testa di Chiesa, è entrato parata a freddo, ma che parata ha fatto Castiglieco per Ibrahimovic, che con la punta del piede in qualche modo riesce a servire Çalhanoğlu, che serve all'indietro a Romagnoli, il quale restituisce palla al turco, al limite ancora l'ex Bayer Leverkusen col mancino, parte il cross, cassa, resta col petto, c'è la rete, Rebic ha segnato sempre lui, Ante Rebic, ed esulta Ante Rebic con deviazione, e Rebic si rivolge verso qualcuno in tribuna, probabilmente, non so, verso se c'è ancora del passato dirigente della Fiorentina, no. Fatto sta, ma non credo proprio, fatto sta che si è rivolto in tribuna e ha detto qualcosa, ma qui errore clamoroso da parte della difesa viola. Cáceres col petto, pensava che lì ci fosse Milenkovic, non c'era nessuno, anzi pensava che ci fosse Pezzella, non c'era nessuno, invece c'era Rebic, conclusione deviata da Pulgar, palla in rete, ingannato Drongoski, e il Milan al 12esimo è in vantaggio, e questo credo sia che sia proprio buono di gol. Questo è buono, però avevo appena detto, no, che Rebic non c'era in campo oggi per tutto quello che avevamo visto fino a questo momento, è stato determinante perché si è avventato proprio come un falco su questo pallone che in maniera proprio maldestra Cáceres è andato a pensare di poter fare un intervento così di petto dentro l'area di rigore, nel cuore dell'area di rigore, vai di testa e metti la palla fuori, errore clamoroso da parte di Cáceres.
È clamoroso, parlo di un giocatore di così esperienza, di così tanta esperienza, da lui non ci si aspettano giocate del genere. No, assolutamente. È stato veramente un peccato di superficialità, quello di Martin Casemiro. Bravo. Attenzione alla ripartenza del Milan, ancora De Hernandez dentro per Ibrahim, invece viene messo giù da Dalbert. Attenzione. No, è fuori, è fuori. È fuori, ma arriva l'ammonizione. È fuori, arriva l'ammonizione. Ibra era partito di gran carriera, ma siamo sicuri che ha 38 anni questo signore. Vediamo l'arbitro dove va. Vediamo l'arbitro, va probabilmente a rivedere, vediamo un po' se va a rivedere qualcosa nuovamente, perché potrebbe esserci, vediamo un po', vediamo ancora. Un po', va a vedere, perché potrebbe esserci una posizione di fuori gioco. No, potrebbe esserci la possibilità di cartellino rosso, perché potrebbe interpretare come chiara occasione da gol probabilmente. Vediamo un po'. Perché in effetti che va a pescare. Vediamo un po' che cosa decide VAR. VAR, eccolo là, rosso. Vada rosso, secondo me lo butta fuori Dalbert. Si è impossessato del rosso, eccolo là, cartellino rosso, quindi VAR decisivo. Posso dire di avere qualche dubbio, perché la palla non era nel pieno controllo. Stava, perché ha fatto lato, soltanto un tocco, non è che era nel pieno controllo di Ibrahimovic. Parte Ibrahimovic, deviato, Rebic con la punta del destro, la parata da parte di Trongoschi, sempre lì ante Rebic, minaccioso. Duncan, ripartenza della Fiorentina, ancora Duncan, 3 contro 3. Vediamo un po', 3 contro 3, Duncan, arriva pure Pezzella, c'è Vlahovic, la conclusione che sfiora il palo, occasionissima per la Fiorentina che ha sfiorato il pareggio con Vlahovic. E qui il Milan si è fatto clamorosamente trovare impreparato. Vlahovic in verticale per Cutrone, Cutrone va giù, rigore. Cutrone, rigore, calcio di rigore, intervento di Romagnoli su Cutrone, calcio di rigore per la Fiorentina. Il Milan stava un po' scherzando col fuoco. È un rigore, è al convinto. Limite. Sì, sì, però è convinto, perché vedi anche dal VAR non c'è stata, nessuna comunicazione. Perché Romagnoli era andato sul, ha cercato il pallone, ma non si entra, ma vabbè, non si può. No, ma questo è un errore di concetto, perché l'attaccante, a parte te lo sei fatto sfilare alle spalle, poi l'ha spostato. Ok, te lo sei fatto sfilare, ma poi lo devi accompagnare sul fondo, esatto. Non bisogna intervenire in quella situazione. Allora, Pulgar contro Begovic, siamo al 39esimo, anzi ora al 40esimo della ripresa. Ecco il cileno Pulgar, rigore per la Fiorentina che è sotto di un gol e di un uomo. Sta per partire Pulgar, arriva il fischio di Calvarese tra un attimo, è molto arrabbiato Calvarese con i giocatori che non rispettano la distanza di star fuori dall'area di rigore. Si sposta Pulgar, parte col destro, tiro, rete, ha pareggiato la Fiorentina con Begovic che è riuscito a toccare il pallone ma non ad allontanarlo. Nel frattempo c'è un'ammonizione, sta succedendo di tutto all'interno dell'area di rigore del Milan. C'è un cartellino giallo che è volato a Teo Hernandez, esatto. Intanto la Fiorentina ha pareggiato con il quarto gol in campionato di Pulgar, rigore trasformato dall'ex centrocampista del Bologna, e in 10 uomini la Fiorentina ha pareggiato 1-1 al Franchi. Ma c'erano stati dei segnali non più tardi di qualche minuto fa, sì. Begovic aveva preso, era riuscito a deviarlo, a toccarlo ma non a deviarlo. Beh, dicevo appunto che la Fiorentina aveva dato dei lampi, no? per poter arrivare con l'occasione, ad esempio quella di Vlahovic che è stata clamorosa. E il Milan sta scherzando, quando te scherzi così alla fine paghi, e il risultato a questo punto la Fiorentina per coraggio, non si può dire per gioco, perché il possesso di palla è stato notevolmente a favore. Ma lo sai che la Fiorentina ha giocato meglio in 10? In 10, certo, con i 4 dietro, perché hanno cominciato ad avere un equilibrio maggiore, soprattutto con i 3 davanti, 3 giocatori più offensivi che si sono dati e si stanno dando una mano. Ecco Pulgar, parte il cross interno destro, traiettoria retrale insidiosa, Ibrahimovic a mettere fuori ancora, l'intervento di Igor non perfetto, pallone che viene allontanato dai giocatori del Milan, sale Megers, lo regala a Caceres, poi Pulgar, ancora Fiorentina, Chiesa, chiama palla Cutrone, Chiesa l'ha visto, Cutrone, pericolo per il Milan, Cutrone in mezzo, Begovic, e poi clamoroso Caceres, stava per segnare, miracolo di Begovic, Vlahovic anticipato il calcio d'angolo mentre stava per calciare a porta vuota. La Fiorentina stava per segnare il 2-1, incredibile paratona di Begovic sul cross basso di Cutrone.
È arrivato Casares che stava per riscattare una bruttissima prestazione. Calcio d'angolo, un finale pazzesco qui al Franchi con la Fiorentina che in 10 contro 11 sta cercando addirittura la vittoria. Un pareggio, un punto che muove la classifica di tutte e due le squadre, però chiaramente è un punto diverso. Diverso, giustamente, infatti stavo per dire proprio questo, perché il Milan ha buttato la vittoria 1-1. E la Fiorentina invece è stata molto brava a riacciuffare questo pareggio, perché con il cuore diciamo positive le mosse di Iachini, che ha cambiato proprio la fisionomia a questa squadra, è stato molto bravo, è stato coraggioso e la squadra lo ha premiato con una prestazione veramente. L'ultima mezz'ora la Fiorentina mi è piaciuta molto, proprio forse si era spogliata, no, della paura di questa partita, essendo in svantaggio, un uomo in meno, ha buttato, come si suol dire, no, il cuore oltre l'ostacolo, ma lo ha fatto anche con grande attenzione tattica. Da Massimo Barchesi e da Giovanni Galli, la più cordiale buonanotte.